Oh, bentornati a Dadi e Destino. Settimana scorsa gli avventurieri hanno fatto delle importanti scoperte. Hanno scoperto di alcuni magazzini che venivano utilizzati come passaggio, probabilmente dai ratti mannari che hanno sconfitto, e hanno scoperto alcune stranezze del generale Strand, nonché generale dei Pugni Fiammanti. Io non voglio dilungarmi troppo, vi auguro un buon ascolto e a questo punto non mi resta che dirvi: prendete i vostri dadi, pronti al vostro destino. Rientrate, continuate la Rientrando, cena, sì. immagino. Potete parlare, c'è abbastanza casino Da coprire. da coprirvi, però ovvio, se Ovvio. qualcuno vi ascolta. Io potrei provare a risentire il mio amico a quest'ora. Provo a ricordare dove potrebbe essere a suonare a quest'ora. Non ti viene in mente niente, è abbastanza mobile. Quindi direi più domani forse riuscire a Esatto, beccarlo. probabilmente lo trovi domani. A quest'ora probabilmente è in giro da qualche parte, chissà dove, e non riuscirei a beccarlo. Domani è molto più semplice. Io domani, a questo punto, perché non siamo più nella condizione di poterlo fare oggi, andrei a cercare il generale, Qualche domanda magari e si lo può. pegnerei fino a che non torna alla tranquillità e alla sicurezza della sua casa. E allora lì interrogheremo per capire se è lui il maledetto che ha Vogliamo il farci due pugno di mio chiacchiere, fratello insomma, o amichevoli. no. Mi guardo intorno. Mi sa che non t'ha sentito, ma non vuole sentirti. Non abbiamo prove. Non abbiamo prove, ma abbiamo una pista, quantomeno. Abbiamo una pista, ma non abbiamo prove. Non possiamo irrompere a casa di un generale che è anche nel Non consiglio. stiamo rompendo la casa del generale. Vogliamo parlare? Vogliamo parlarci con il generale. In maniera amichevole. Ha detto lui. Lo dirai anche tu. Parlare. In maniera amichevole. Parleremo col generale. Maniera amichevole. Mi stai minacciando? Te lo sto consigliando caldamente. Ok, non accetto il tuo consiglio. Su via, dai, finiamo qui e andiamo. Non lo so fare cosa, però basta questi bisticci. Direi a dormire. Mi stavamo bisticciando. Stavamo esponendo le nostre teorie in maniera civile e Intanto lo pacata. conosci, Weimar? Appunto è per quello che sto mettendo le mani E avanti. secondo te ti ascolta? No, ma io l'ho detto. Ah, così, te ne lavi le mani così, io l'ho detto. E certo, io non voglio finire in galera. Penso che se dovessimo comportarci in un modo non adeguato al cospetto di Strand, finiremo tutti. Cioè, non è che ti puoi dire, ah, io ho detto di non fare così. Sì, se mi trovano. E dopo questa mi alzo dal tavolo e vado verso la mia stanza. Quale stanza? Esatto. Io vado verso una stanza. Ah, vai di sopra verso la stanza? Sì, a caso. Ok. Era giusto per fare un'uscita a piedi. Poi torna giù, non ho prenotato. Tu lo puoi fare, vai di sopra, non hai. Posso anche uscire dalla finestra, che cacchio gliene frega Ah, loro? cioè, vai di sopra e ti alzi, vai di sopra quindi. Sì, mi Ok. cammino, tanto mi raggiungono. Cioè. Al che? Dove cazzo Dire, va? ma dove vai? Va? Esatto. Ma ha pagato Ha una preso le stanza? pillole oggi. Oddio, io non l'ho visto in effetti. Allora, chi gliele deve dare le pillole? Sì, ho capito, però è anche grande Apposta, che è grande, si dimentica delle pillole. e... Va bene, dopo ci faccio due Vabbè, sarà chiacchierate. meglio. Io vado a chiedere una stanza per me al bancone. Il locandiere ti dà una chiave Dove e ti chiede i vai a casa soldi. tua? I soliti chiedi. Io andrei a casa mia, vi ospito voi da casa mia, anche qua. Io sono già andato a prendere la chiave, mi vedete che salgo proprio in Va bene. silenzio via. Io, Weimar, ritorno da te, non ho voglia di andare a casa mia da sola. Voi da di sotto sentite la mia voce che dice: Oh, grazie, mi hai portato la chiave della stanza. Sposto delicatamente ma con fermezza di lato, apro, entro, sbatto la porta, chiudo. E te rimani fuori, come invece adesso. Aspetto che se ne vanno prima da casa mia. Davvero? No. Incamminiamo. Ci incamminiamo. Ok, E ci quindi. dividiamo sempre, insomma. Perché divide et impera. Sì, per il marionista, perché le
diciamo che le ruggini del passato non sono ancora state pulite. No, purtroppo no. Non lo so quando, se, però spero che vengano, che si risolva il tutto. La speranza è che già la liberazione di mio fratello possa aiutare a riunire questo rapporto. Io lo spero. Considerando il fatto che tutti, in certo qual modo, abbiamo qualche parte di colpa nella morte del fratello di Kefka e Bagno. Lo so bene. E quindi speriamo che la vita di mio fratello possa far rivivere anche il rapporto di questo gruppo, che alla fine, per quanto diversi, non è, dai. Per quanto diversi siamo, ci completavamo. Sì, mi mancano quei tempi, sai, Weimar? Sì. Sì, lo so che tu non puoi capire, lo sai, io sono così un po' molto vivace, contenta di tutto, cerco sempre di tenervi tutti insieme, questi anni non ci sono più riuscita per ragioni che sappiamo tutti, però spero sempre di ritornare come prima, è una speranza. Va bene, quella è la porta di casa mia. Uffa, sì, lo so. E comunque volevo dire che secondo me già il fatto che Kefka ha accettato le tue scuse. Non ha accettato le mie scuse, l'ha esplicitamente detto. Non me ne faccio niente delle tue scuse. Sì, però ti ha ringraziato. È già qualcosa, credimi. Sarà. Sì, no, io lo so. Tanto vi conosco, ormai sono anni. Quindi anni bisogna che non solo ci un vedi. Po' lavorarci sopra. Anni che non ci vedi. Ma non saremmo cambiati così tanto, dai. No, io ho perso tutto in questi anni. Mi dispiace. Però almeno tuo fratello lo troveremo. Ecco, non lo so, però no? Ci dormiamo sopra. No, Weimar, non iniziare a pensare male, eh? Ancora non è finita. Apro la porta di casa mia, faccio entrare Fanny, chiudo la porta di casa mia. Buonanotte, Fanny. E vado di sopra e chiudo la porta in maniera molto, molto sonora. Buonanotte, Weimar. Ok, dopo questo bellissimo teatrino, siete ognuno in una stanza da solo, isolato. Prendere sonno, comunque dopo le informazioni che avete, è un po' difficile. Siete arrivati vicino, pensate di essere arrivati vicino all'assassino di Kane, il fratello di Kefka, che è la stessa persona che ha rapito il fratello di Weimar, e questo vi rende un po' agitati, anche perché non sono le uniche due vittime di questo individuo. In passato ha fatto tanto male e adesso sembra ne stia rifacendo. Siete venuti alla conoscenza di tre, compreso il fratello di Weimar, tre individui presi dal marionettista. Quindi vi fa fatica a prendere sonno. Ma la stanchezza mentale, fisica, il combattimento che avete affrontato in giornata vi conduce piano piano fra le braccia della dea dei sogni e riuscite ad addormentarvi. Pensate di poter vivere tutta la serata, tutta la notte, in tranquillità, ma quasi contemporaneamente ognuno di voi riceve durante la notte una visita inaspettata. Partiamo da Kefka. Te stai dormendo alla locanda, il letto è sotto la finestra perché lo spazio è quello che è, lo devono usare come meglio riesce, e quando un dardo da balestra sfonda la finestra svegliandosi e si pianta veramente vicino alla tua faccia, sul cuscino, qual è la tua prima reazione? Prima di tutto rotolo giù dal letto e cerco, tastando quello che trovo prima, tra il liuto e lo stocco. Trovi prima il liuto. Prendo il liuto, mi abbasso e mi avvicino più che posso alla finestra e cerco di sporgermi piano piano per vedere da dove arriva questo dardo. La scurovisione ti aiuta, ma la città comunque non è totalmente buia, anche se è notte. Ci sono le luminarie in mezzo alla strada, alcune finestre mettono una luce fioca di una candela. Non vedi nessuno al di là della finestra, quindi guardando sui tetti, guardando tutto quello che potrebbe essere all'altezza. Però sei sicuro che chiunque avesse voluto colpirti, se ti ha mancato, è stata per scelta.
perché aveva una bella visuale, poteva colpirmi facile. E quando ti volti a guardare il dardo, immagino che era stato. Sì, controllavo fuori, poi avrei controllato se il dardo magari aveva una lettera o qualcosa simile. Non ha una lettera, niente di che, ma è particolare. È un dardo dei pugni fiammanti. A questo punto lo riconosco come tale, lo prendo, me lo metto nella saccoccia dove c'ho le cose e sono tentato di uscire e andare dagli altri in realtà, perché per quanto okay, c'è dell'asso, c'è dell'odio, però li conosco, so che sono bravi in quello che fanno e siamo tutti nella stessa barca alla fin fine. Quindi che ora è? Notte inoltrata? È notte inoltrata, sì, stanno dormendo anche gli altri sicuramente, però sono le 3 di notte. A questo punto non c'è fretta, mi sposto, mi metto a dormire sotto la finestra in modo tale che non ho punti ciechi, barrico la porta prima e ci vado domani mattina, perché probabilmente il tragitto che è vicino alla casa di Weimar o la casa di Tanguy non sono distantissime, ma è pericoloso uscire di notte, che non voleva colpirmi, però se esco e mi vuole colpire ce la fa molto più facilmente che se rimango dentro. Certo. Quindi mi barrico tra virgolette dentro con questo qua e provo almeno cercare di dormire quelle poche ore che rimangono. Perfetto. Passiamo a Fanny. Okay. Te, Fanny, sei in una delle stanze della casa di Weimar, in una delle poche rimaste, in realtà non è poi così grande questa casa adesso come adesso, e anche te nella tua stanza c'è una finestra, però a differenza di Kefka non stai dormendo sotto la finestra. Senti il suono di una finestra che si rompe, nel contempo succede la stessa cosa anche a te, Weimar. Okay. E quindi un attimino il suono si vi sveglia, ma un attimino vi destabilizza, perché non capite subito se è la vostra o è una finestra vicino, perché il rumore è sia vicino che lontano. Quello che vi fa capire che è stata la vostra finestra, ognuno pensa ok, è stata la mia finestra, è il fatto che vi arriva l'aria fredda della notte dall'esterno, e anche voi vi accorgete che un dardo da balestra è stato tirato nella vostra direzione. La differenza del caso di Kefka è che appena vi alzate, immagino che anche voi fate una roba simile, comunque se andate a controllare subito la finestra. Io la faccio, sì. Io... Te, Fanny? Sì, vado ad affacciarmi e nel contempo urlo anche Weimar! Siamo sotto attacco! Te senti questo mentre stai guardando la finestra. Entrambi vedete due figure che si muovono sui tetti e saltano lontano dalla vostra abitazione. Ok, quindi si stanno allontanando. Quindi veloci comunque. Sì, utilizzano i tetti al posto della strada, quindi riescono a tagliare e a nascondersi molto velocemente. Li perdete molto velocemente di vista. Poi te, Weimar, che non hai scurovisione, tempo che vanno in un posto un po' più scuro. Addio. Non faccio tempo a fare niente comunque. No, okay. No. E la cosa particolare è che anche voi, se guardate il dardo, è un dardo dei pugni fiammanti. È uno di quelli in dotazione dei pugni fiammanti. Io lo prendo e mi dirigo verso la stanza di Weimar. È chiusa, immagino, la porta. Weimar! Io c'ho il dardo in mano, lo guardo sconsolato, perché chi dovrebbe proteggere in realtà attacca e fa del male. Sento Fanny che batte alla porta e dopo tipo 2 minuti che batte ininterrottamente le apro la porta. Adesso mi apri? Potevo essere morta. No. L'hai visto questo? I morti non fanno rumore. Sai cos'è questo? È un dardo. Di chi? Dei pugni fiammeggianti. Quindi? Ti pare normale? No. Mi pare il caso che... Mi hanno attaccato. A te, anche a me. Anche a te? Ecco perché c'erano due figure. Probabilmente... L'hai visto anche te? Sì. Probabilmente, forse... Non dico che dovremmo andarci con gentilezza, però secondo me una cappatina a quell'infame del generale potremmo anche fare. Più che altro perché o ci hanno ascoltato, oppure hanno visto che Piggy parlava con noi e l'hanno estorto qualche informazione. Potrebbe anche essere morta Piggy. No. Ma i nostri compagni? Che non hanno voluto dormire nella stessa casa. Io l'ho detto.
ma nessuno mi è stato a sentire. Cosa vogliamo fare? Andiamo a recuperarli? Non so cosa fare in questo momento. Sì, andiamo a prenderli. Li andiamo a prendere? Andiamo in locanda, quantomeno. Ok. Che però, Tanguin non è rimasto in locanda. Boh, non lo so, è salito, non so proprio cosa ha fatto. È matto quello. Ma non penso che avrà che Kefka gli abbia lasciato la stanza. Vabbè, insieme. Andiamo intanto in locanda. Ok, va bene. Ok, voi uscite e nel frattempo, mentre da loro succede questo, ovviamente Tanguin, una cosa identica succede a te. Quindi, mentre dormi, un dardo perfora la finestra della tua abitazione e si pianta contro il muro di fianco a te. La differenza con loro è che gli ha mancati di poco, a te invece manca di molto il dardo. No, non è spiegato anche negli script, dai. Vabbè, siamo in tre, raga, quindi ti manca di molto, va proprio a infilarsi nel muro opposto a dove stai dormendo. E anche tu, se guardi verso l'esterno, vedi questa figura che si allontana attraverso i tetti. Già oltre 30-40 metri. Esatto. E la differenza con i loro dardi è che anche il tuo è uno di quelli dati in dotazione ai pugni fiammanti, ma nel tuo c'è appesa un biglietto, una lettera, quella che sembra una piccola lettera. A questo punto la prendo e la apro e vado a leggerne il contenuto. Questo è il messaggio del biglietto. Siete stati molto bravi a raccogliere informazioni, ma state parlando troppo con troppe persone. Non mi piace. Potrei decidere di far scadere prima il tempo. Firmato il marionettista. Lo stacco dal dardo, lo piego, me lo metto addosso e mi rimetto a letto. Ok. Voi vi spostate e andate in direzione locanda. Te ti metti proprio a dormire, Kefka? Io tipo abbraccio il liuto e mi metto, facciamo finta, alla mia sotto la finestra laterale, in modo tale che se li sparano o se provano a entrare sento. Ok. Però con lo shock eccetera è una dormiveglia, possiamo dire, più che una vera, facciamoci una bella dormita. Ok, quindi voi due siete in pausa, Kefka e Tanguin, perché te Tanguin te li metti a dormire e ne sbatti il cazzo, quindi va benissimo. E Weimar e Fanny, voi continuate la camminata verso la locanda e tu Weimar, in realtà pensandoci poi mentre cammini, sai che i dardi, è vero che quelli erano in dotazione, sono quelli in dotazione ai pugni fiammanti, ma sono dardi. Cioè l'unica cosa di diverso che hanno è la colorazione delle piume, ma una persona qualsiasi può farsi fare dei dardi con quel piumaggio alla fine. Quindi questo te lo voglio dire, puoi interpretarla come vuoi. Questa è una cosa che sai perché conosci bene i pugni. Arrivate, comunque camminate verso il canto dell'elfo, arrivate al canto dell'elfo, la serata è piuttosto smorta ormai a questo punto, anzi è... La locanda è chiusa, c'è della luce all'interno, probabilmente il locandiere che sta finendo di sistemare. E bussi? Da dentro il locandiere vi dice: siamo chiusi, andate via. Sto cercando una persona, sta dormendo qui da voi, ho bisogno di parlargli. Venite domani mattina, sarà adesso. Sveglio. Senti dei passi, si avvicina alla porta, l'apre leggermente. Comunque è un uomo abbastanza grosso. Quindi tiene bloccata la porta per non farla aprire più di un tanto e ti dice: non sei né dei pugni fiammanti né nessun altro. Se hai bisogno di qualcosa, ci vediamo domani mattina. La persona che sta dimorando qui da lei è in pericolo e potrebbe succedergli qualcosa di brutto. Se vuole evitare che qualcosa di brutto succeda anche alla locanda, non per mano mia chiaramente, magari se mi fa parlare con questa persona la convinco a spostarsi in un altro luogo e lasciarle la locanda intatta. Quindi lo vuoi intimidire? No, lo voglio persuadere, non lo voglio minacciare. Okay. È vero, oddio, non l'hai minacciata, è velata. È molto velata. Persuasione, vai, fammi un bel tiro su persuasione. Ho specificato che non l'avrei distrutta io la locanda. Arriverà qualcun altro che... È la prima cosa che ti fa pensare questo, mi sta intimidendo. Esatto. Sette per persuaderlo. Lui ti dice, ti guarda con la classica faccia del mi stai perculando, lo capisce, e ti dice: non ho voglia di cazzi. Vieni domani. Metto il piede dentro.
tra la porta e la... La porta si infrange sul tuo piede. Ah, un altro ubriaco. Quanto è grosso il piede di Weimar? Beh, vabbè, sarà largo una ventina di centimetri con l'armatura e tutto. Non passi. Non passi. Se è quella la domanda, c'è il piede. C'è... Insisto. Si tratta di 3-4 minuti del suo tempo. Sta spolverando, immagino, sta rimestando la locanda per domani. Non sta andando a letto ancora. 3-4 minuti non le porteranno via nulla. Salveranno forse la vita di una persona. La prego, signor locandiere, è urgente. È in pericolo la vita di un nostro amico, insomma. Ne ho così piene le palle di voi questa sera. Va bene, si fa da parte e vi fa entrare. Molto scocciato. E la stanza di un... Tiefling. Tiefling. Di nome Kefka, forse il nome non lo sa, che ha chiesto la chiave. Sì, Kefka è di sopra, è la seconda porta a destra. Suona qui, grazie. Vado alla seconda porta sulla destra, busso vigorosamente. Kefka, sono Weimar, aprimi per Corellion. Penso che mi alzo di soprattalto, sì, sentendo sta bussata. Mi accorgo che lui, in ogni caso, lo tocco, ce l'avevo preso. Lo tengo in mano, non si sa mai, libero un po' la porta e prima controllo che lui. E lui? Apro. Che vuoi? Andiamo. Stai bene? Sì, anche noi vedo. Come anche noi? Anche te? Tiro fuori dalla scarsella il dardo. Anche noi. Anche noi. Anche voi? Bene. Sì. Anche... Anwin? Non hai idea di dove sia. Andiamo a prenderlo. Allora sì, mi in tre è meglio che da solo, andiamo. Guardate che ci muore. Oddio, adesso è da solo. Quindi vi dirigete verso casa di Tamwin? A questo punto sì. Al locandiere lo guardo, chiudo la porta. Buona serata. Sono stati 30 secondi. Grazie. Chiudo la porta sbattendola. Senti da dentro un paio di imprecazioni. Io non mi scuso. No, esco per ultimo. Mi scuso per il mio amico. Non ha modi molto... umani. Sono stato anche fin troppo garbato, muoviti! Beh, ripeto le imprecazioni verso Bashaba e chi che sia e vi dirigete verso casa di Tamwin. Andiamo. E quel vecchietto non so che fine avrà fatto. Vi dirigete verso casa di Tamwin, arrivate davanti alla sua porta ed è chiusa. Tamwin, te per me la puoi ignorare. Come vuoi. Inizialmente la ignoro. Apri sta porta. Kefka, apri sta porta. Tamwin! E ribusso anch'io. La voce della mia apprendista è come un trapano che ti perfora il cervello, quindi a quel punto capisco che non ci sarà una terza volta, ma sentirò solo un grosso botto che sarà la mia porta che si scardinerà. E quindi mi alzo dal mio letto e scendo. Okay. Lui lo fa, tutto questo lo fa molto. Esatto. Io continuo a bussare, a spingere la porta. Questo è morto, questo non ci risponde, è morto, questo è morto. È morto. È morto. È morto. Fate apritela. Mentre lo chiedono, io sto accordando il liuto. Ma ti fa rispetto. Inizia a spingere la porta. Dudum. Per poco, però. Potevano colpirvi? Avranno sbagliato. Tutti e tre? Non lo so, però ci sta rispondendo Tamwin? No! A questo punto, se lui ancora non è sceso, mi guardo un po' in giro che le strade siano abbastanza deserte. Sì, abbastanza libero. Per farmi ombra. E tiro fuori gli arnesi e provo a scardinare, ad aprire la porta. Tu metti... Tu metti gli arnesi dentro la serratura. E nello stesso momento il Tamwin dall'altra parte apre la porta. Li ritiro subito perché non voglio che si rompano. Beh, però ti vede esattamente lì così. Cosa volevi fare alla mia porta? Evitare che lui te la rompesse. Ma sei sordo? A rispondere. Stavo venendo giù. Ci trullo, potevi dire sono qui, arrivo. Da di sopra? Diamine, sì, sentiamo noi, te non senti. Dai, entra dentro, lo spingo dentro. Avete un mago nel gruppo, poteva mandarmi un messaggio. Entra dentro. Non ci ho pensato, sinceramente, pensavo alla tua incolumità. Insomma.
Che puoi fare questa cosa? Cosa? Messaggio. Messaggio? No, non l'ho preso. Ah, okay. Non gliel'hai segnato? E allora cosa cazzo comunica a fare? Mettiti a sedere. Io gliel'ho insegnato, lei che non l'ha preso. Non è vero. Insomma, non è questo il momento comunque di parlare delle mie lezioni. Oh. Non è mai il momento per te. Dettagli. Allora, ci vuoi spiegare perché non ci venivi ad aprire? Sei sordo? Perché a una certa età mi serve del tempo per arrivare dalla mia stanza alla porta. Parlare, parlare. Ehi, sono qua, arrivo. Come stai? Con tutto il casino che facevate? Urla, smettiamo, sentiamo. Noi, ripeto, non c'è più bisogno di urlare comunque. Ormai siamo qua. Ok, infatti. Hai ragione, Cacca. Questo quindi, è come stai? Una strana sensazione di déjà vu. Cosa volete? Questo. Tiro fuori il dardo e glielo faccio vedere. Anche noi abbiamo avuto la stessa corte. Io ho tipo gli occhi fuori dalle orbite da nervoso. Tu no? Sì, ma devono avermi mandato un pivellino perché ha preso il muro opposto. Come un muro? Meglio. Ah, però c'era questa. E gli do la lettera. Cos'è? Quando ce lo volevi dire? Io gli fracasso scusa. Il cervello a sto gnomo. Domani mattina? Domani mattina? Mi sembra di averti insegnato che per recuperare la nostra magia abbiamo bisogno di riposare. Sì, lo so, però non è il momento per riposare. Un mago senza incantesimi è un mago morto. Sì, anche un mago senza la percezione del pericolo è un mago morto. Testa di cazzo. Ah! Comunque. Ma vuoi sta lettera? Calmi. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Leggi. Leggo. C'è scritto esattamente quello che avevo detto prima. Che quindi... State... parlando un po' troppo, è un avvertimento, è palesemente un avvertimento. Devo smettere di indagare così tanto. Oh. Questo vuol dire che ci stiamo avvicinando. È un buon segno, ma anche... Ma diventerà tutto più pericoloso, sì. Si accorcia i tempi. Quindi? Da quello che sappiamo ne ha due di persone. Ne ha due di persone? Sì. Ah, si è intrappolate. Con sé... Piggy ha detto che era la terza lettera quella di Willen, ma hanno trovato solo un corpo. Non so. Allora, da un certo punto di vista è positivo perché siamo sulla strada giusta, ma il fatto negativo. È che non ci siamo mai accorti che ci seguivano e invece eravamo sempre sotto i loro occhi. Beh. E quindi sono anche molto bravi da questo punto di vista. Sì, proprietari... E come facciamo a salvare Willem se sono sempre lì a guardarci, a scrutare tutto quello che facciamo? Sì, i proprietari dei dardi sono quelli che pensiamo. È facile che ci abbiano seguito e noi non ce ne siamo accorti. Sono perché in tutta la città. Tecnicamente dovrebbero essere dalla nostra parte, quindi non ci facevamo caso. Hai ragione. A meno che non hanno scoperto che Piggy ha parlato con noi. Potrebbe. Come fanno? Se l'hanno visto. Eravamo abbastanza isolati, ma se l'hanno visto. O le sue amiche hanno parlato. Questo vuol dire gli amici non fanno questo. Dipende se lo fai senza senza cattive intenzioni, ma se ne parli per caso con un altro collega che uscite con il tipo in che è andato a parlare o con il suo gruppo di amici. O era strana quella sera, era un po' tesa, chissà come mai. O semplicemente, perché ti sei portata via il tiefling? L'avevo addocchiato io. Quindi che cosa pensiamo di fare adesso? Continuiamo. Beh, certo. Ok. Da cercare di essere più discreti e continuiamo. Un po' di tempo a questa parte i magazzini sono stati comprati dai pugni infiammanti. Controllati dal nostro buon Ser Strand. Esatto. Che è lo stesso che viene da Waterdeep. Che non è, chiaramente, però non abbiamo le prove, giusto? Esatto. Ok, non è il marionettista, però potrebbe esserlo se uniamo i puntini. Quelle poche indicazioni che abbiamo ci portano a lui. Ok, siamo andati dentro un magazzino, abbiamo scoperto che loro c'entrano, sono che lo bazzicano, c'entrano passando ai tetti. Mm. Quelli che ci hanno colpito ieri erano su i tetti. Certo. Quello che abbiamo visto, che ho visto io, sì. Anche tu Fandi. Uguale, certo. Io non l'ho visto, ma ero al secondo non piano. Non ho fatto in tempo a fare niente, però sì,
anzi erano anche molto lesti. Ok, quindi attualmente l'unica cosa che mi viene in mente è di setacciare tutti i magazzini in possesso di pugni fiammanti, ma uno non sappiamo quanti sono, potrebbero essere 10, 30, 500, non ne ho idea, e non è una cosa che possiamo fare con discrezione. O torniamo al piano che mi è venuto in mente ieri sera in un impeto di nervosismo, che è di pedinare in generale, ma anche questo non è proprio il massimo della discrezione. Poi alla luce di questo, non per forza lui, e chi il segretario c'ha una persona che lo segue costantemente, tutte le sue belle carte. Non sappiamo chi è, non sappiamo come è fatto, neanche come si basta chiama. Chiedere sarà probabilmente un po' ai tuoi amici. Sì. Sì, ma questo tempo, arrivati a questo punto, i tempi si accorciano. Io posso. Il problema è che o proviamo ad andare a casa sua, in qualche modo riuscire a entrare, trovare informazioni lì. Ma non sappiamo dove abita. Esatto, ci mancano le informazioni. Sappiamo per sapere dove chi, abita, non sappiamo il dove, né cosa. E anche il quando, però, se vogliamo avere più certezza del suo arrivo qui, da dove e come ci è arrivato. Perché prendere quella posizione non è facile, soprattutto nel consiglio dei loro. Ma i tuoi amici potrebbero avere, cioè trovare qualche informazione su di lui, proprio chi è? Sì, cioè, potrebbero, tocca vedere quanto è stato bravo a nascondere le tracce che da Waterdeep ha qua. E poi mi viene da pensare che più le informazioni sono precise, più tempo serva, e noi non lo abbiamo. Io posso provare a chiedere, ma quelli che ci interessano al massimo sono quali magazzini hanno comprato, dove abita, chi è il suo segretario, e a questo punto, per quanto mi duole un po' ammetterlo, il nostro caro amico Weimar ha ragione, che sarà defrequenta di solito per sapere quanto ci bada e quanto sta fuori di casa. Un sacco di cose. Ho detto che costerà un po'. Però è tempo che denaro suo, per la vita. O altre informazioni di. Però tanto, se no come le troviamo? Ah, non abbiamo tante passioni. Non possiamo neanche rompere la loro seda. Saremo in trappola. Hai dei pugni dove comanda lui? Appunto, saremo in trappola. E tu conosci l'incantesimo, voi due? Conoscete l'incantesimo parlare coi morti? Io no. Non ho avuto mai la necessità, quindi no. Perché con chi volevi parlare? Col morto, con i topi. Ah, con i topi che abbiamo ucciso stamattina? In realtà, se trovassimo qualcuno che è capace di usarlo, abbiamo già un morto. C'è già stato un morto, gli hanno dato la colpa senza tetto. Ma un morto c'è stato. Il problema è che fatica andarlo a recuperare. I topi sappiamo solo noi che sono morti. Forse. Sicuramente lo sapeva anche chi li ha mandati lì. Potrebbero aver punito. Però non li hanno visti. Ecco, non è stato così eclatante, almeno spiego. Sì, non li hanno visti tornare, però. Potrebbero aver punito. E comunque. In realtà, forse avrebbe. Una pergamena? Dove potrebbe stare? Abbiamo le finanze? Qualcosina abbiamo. Provare a prenderla. Una botte via. Sappiamo che c'è un mago molto famoso qua, oltre al nostro erbolista, forse viene qualcosa. No? Ci sono diversi maghi qui molto famosi. Quindi. Arne, ma dovrebbe essere tornato. Vai, ma te pensi che da. Se ti rispondano. Non lo so, io adesso non l'ho mai usato questo tipo di incantesimo. So che ti devono. Rispondere. In passato lo usavano per interrogare, per fare delle indagini, non so se può funzionare. Sì, però se le domande sono molto precise, ottieni la risposta che vuoi. Però mi viene da pensare giusto una pergamena, perché non saprei se no, cioè non dovrei fare un po' di ricerche se trovo qualche mio ex compagno. Io non metterei in mezzo a questa storia. È per quello. Cioè, non volevo. Meglio una pergamena. Basterebbe una pergamena. Basterà comunque anche quello un po', ma direi che è molto utile. Però meglio la pergamena che un'altra persona che sa. A questo punto provo a chiedere anche dove è stato seppellito il primo morto. Ok. Perché in caso se i topi non ci sono più, anche perché quello che so da bardi più esperti di me che sanno usare questo incantesimo, se uccidi tu il morto non è molto propenso a parlare con chi l'ha ucciso. Beh, allora direi tu ai tuoi amici chiedi dove è stato,
messo il primo cioè dove è stato sepolto il primo morto, e più informazioni possibili su Strand. Certo, e a questo punto anche i magazzini, almeno abbiamo un'idea di quali utilizzano per spostarsi. Potremmo trovare con la loro posizione un sentiero. Sì, un percorso. Adesso vediamo anche quanto ci può costare, perché è un incantesimo molto, 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 molto potente, ma molto costoso. Probabilmente non ci arriviamo con le finanze che abbiamo, nemmeno con le monete che ho preso dai ratti. Hai preso delle monete? Sì, c'era un sacchettino di monete. Oh, ti sei svegliato con l'età? Che schifo. Appunto, non ti preoccupare, le uso io. Quindi non riusciamo a parlarci. Ok. Dobbiamo trovare un'alternativa. Direi di sì. Per ora direi di andare a dormire. Potete rimanere qui se volete. Sì, non ti lascio. No, sicuro. Hanno mandato quello scarso. Direi. Ha sbagliato completamente parete, cosa vuoi che succeda? Comunque, potete rimanere qui, c'è qualche stanza, c'è il divano, fate come vi pare. Non ok, dormo sul divano. E comunque, non so, stavo pensando, da curiosità stregonesche, forse potremmo trovarla, la pergamena. Rimane sempre il problema che non abbiamo quella cifra e no, non potete vendere la roba che c'è dentro casa mia. Beh, posso provare a chiedere al mio maestro di lì se ci sta. Se me la può prestare. Ti farà una trattenuta sullo stipendio. Sì. Prestare? Sì, prestare. Ti ricordi come funzionano le pergamene? Sì, regalare. Sì, prestare. Regalare. Regalare suona meglio. Prestito a lungo termine. Certo, posso provare. Nel senso gli daremo quello che abbiamo, il resto io consiglio. Me lo decurta dal. Pagherò dal conto. Dal mio salario. Da su zero. No? Va bene, ci parleremo domani. Andiamo a dormire, ho sonno. Sì, anch'io. Abbiamo un sacco di cose. Non mi ha fatto riposare quella figura nera che viaggiava per i tetti. Maledetti loro. Ho sonno. Maledetti tetti. Maledetti ratti. Maledetti ratti. E la notte è passata, perlomeno quel che rimane della notte è passata. Avete avuto una serie di incidenti che vi hanno portato poi ad andare a dormire tutti insieme e vi risvegliate tutti insieme nella casa di Tamwin. Quindi quando è mattina e vi svegliate, a voi la palla. Esco dalle mie stanze, vado su di sotto, quasi dimenticandomi della loro presenza, e inizio a prepararmi la colazione. Buongiorno. Ma che cavolo, è vero? Siamo tutti qui, Tamwin. Svuoto mezza dispensa. Nuovamente. Quindi nuovamente. Praticamente non c'è più niente in dispensa. Quindi, quali sono i programmi per questa mattina? Direi che la colazione possiamo anche farla leggera e partire subito. Gli devo fare un po' di domande al mio amico. E di solito già a quest'ora già è bello, bello attivo. Dopo la sbronza di solito, sì. Vabbè. Sbronzo a quest'ora? O dalla sera prima? Beh, se non smetti mai di bere. Beh, non c'è un inizio, non c'è una fine. Hai ragione. Se volete qualcosa, prendete qualcosa, in alternativa andiamo. Vabbè, io quanto una salamella me la mangio mentre camminiamo. Un pezzo di pane, quella zuppa di ieri, tacchiamo. E la scarpetta nel pentolone. Io mi verso in una tazza un po' di latte. E ci metto un cucchiaino di miele, lo mescolo e lo scolo, perché so che dobbiamo fare in fretta. Ok. Quasi mi sbronzo. Porca miseria. Chi più chi meno fate appunto questa frugale e veloce colazione e vi dirigete poi verso i vostri affari. Immagino, cioè come immagini Aecon in una locanda, quindi per trovarlo dovete dirigervi verso una locanda. Mentre vi muovete per il quartiere in cui è disposta la casa di Tamwin, ovviamente dovete passare per una delle piazze più importanti di questo quartiere e notate un capannello di persone, ci saranno una ventina di persone che stanno osservando qualcosa e c'è un vociare piuttosto sostenuto di queste persone. Lo ignorate, passate oltre, vi fermate, guardate? Assolutamente no. Decisamente no. Andiamo. Ci fermo a guardare. Io ho un brutto presentimento. Anche io. E
incurante del buon costume, dell'ordine, di quant'altro, vado dritto verso il punto in cui si è formato il capannello. Ok, verso il centro. Sì, quindi sposto persone, gente, pietre, bambini, donne, sì, esatto. Io mi tiro su il cappuccio e la prendo un po' più di sbiego per non farmi riconoscere, perché non si sa mai cosa sta succedendo. Io sfrutto la stazza di Weimar per farmi strada. Ok. Io un po' la strada che ha creato Weimar, un po' tra le persone mi riesco di vincolare e cerco di arrivare al centro, perlomeno vedere che cosa sta succedendo. Chi tramite la pura ignoranza, chi tramite lo sfruttamento della sua altezza o bassezza, o chi invece facendo il giro, arrivate più o meno tutti a riuscire a vedere cosa c'è al centro di questa piazzetta. Al centro della piazza c'è il corpo, oddio, di una tiefling, oh, anche Piggy, in quanto vestita con la divisa dei pugni fiammanti. Come dicevo, c'è il corpo di questa Piggy inginocchiata e in venerazione verso quella che è la zona in cui sorge la luna, e gli è stata cucita la bocca, cosa strana per voi se fosse il marionettista, perché è una cosa che il marionettista di solito non fa. Gli arti tenuti in posa tramite delle corde e un'impalcatura di legno costruita ad hoc per l'occasione, come sempre. E la gente ovviamente che guarda lei, ma poi inizia a guardare voi, avete attirato attenzione soprattutto sfondando ignorantemente. E una delle persone, una signora non troppo avanti con l'età, però comunque piccoletta, guarda te, Weimar, e dice: la ragazza stava parlando con te ieri sera, tu la conosci? Io la fisso. Signora, io sto parlando con lei adesso, e quindi? Puoi intimidire? Molto. Tra la situazione e la tua stanza vai di vantaggio. E 19. La povera signora è già tanto che non se la fa addosso. Comunque si fa ancora più piccola di quello che è e dice: ci mancherebbe, io chiedo scusa, non volevo. E che poverina, è ridotta male, io. Certo. Si ammutolisce guardandoti con gli occhi sgranati. Io colgo l'occasione di aver creato un po' di terrore negli occhi degli istanti e cerco di farli allontanare senza parlare, senza muovere più di tanto, semplicemente usando le mani, allargandole per mettere la gente indietro, e mi avvicino al corpo senza toccarlo, con l'obiettivo di verificare se ci sono dei segni del fatto che il marionettista, come penso, abbia compiuto questo omicidio in maniera molto rapida, veloce, raffazzonata, perché è stato obbligato dagli eventi. E quindi magari guardo le unghie, se c'ha dei segni di terriccio, guardo se ha dei pezzi di abito strappato, guardo se c'ha dei segni particolari di come se ci fosse stata una lotta. Esatto. Dici. Ok. E giro attorno al cadavere, sempre cercando di tenere lontano le persone. Ok, intanto fammi un tiro su indagare e intanto passo avanti, sento cosa fanno gli altri. Tanwin? Io cerco con lo sguardo Fanny, gli faccio un cenno per farla avvicinare a me, e nel frattempo uso message per comunicare con Kefka che si è allontanato, e gli chiedo: Kefka, ho bisogno di tempo, mi servono 10 minuti, tienimi a badare un po' di gente. Ah, facile. A quel punto, se mi manda questo messaggio, io penso l'unico modo per creare un diversivo è suonare. A questo punto mi defilo un pochino per, in modo tale che lo sguardo si giri da un'altra parte degli astanti, e intono una messa da requiem, qualcosa del genere. Per ci sta. L'effetto non è esattamente che la gente ti guarda, ma è più un abbassare lo sguardo in segno proprio di rispetto per il morto, però comunque se riesci ad ottenere un po' di tempo. Te, Fanny, ti avvicini? Io, una volta che sono riuscita a divincolarmi tra
tra le persone, arrivo al centro di questo capannello, un po' spaventata di quello che potevo vedere, di chi poteva esserci. E appena realizzo che è Piggy, mi viene spontaneo proprio urlare il suo nome e dire no Piggy, no. E a quel punto, allo stesso momento, noto che Tamwin mi sta chiamando con la manina, e quindi un po' triste mi dirigo verso di lui e gli chiedo: dimmi. Dobbiamo trovare tracce di magia. E le ricordi quelle che c'erano a casa di Weimar? Io me le ricordo bene. Le cerco anche qua. Efka ci sta dando un po' di tempo. Ok. E allora, vediamo, dove mi posso mettere un po' più tranquilla? Va bene anche qui, c'è Weimar che ci fa ombra. Ok, mi metto dietro Weimar allora. E mi prendo 10 minuti per lanciare l'incantesimo di individuazione del magico, per cercare se ci sono effettivamente tracce, come avevo già cercato precedentemente. Okay. Per 10 minuti allora ti congeliamo. Vai, Marta, avevi fatto un tiro su indagare? 15. 15. No, con 15 non noti niente nelle mani. Le mani sono abbastanza pulite, sembra, adesso non direi lavata, per carità, però comunque sia pulita. La divisa è in ordine, è ben allacciata, ben messa, quindi comunque qualcuno che conosce anche come sono strutturate le divise dei pugni fiammanti, probabilmente anche semplicemente e banalmente la stessa Piggy se l'era semplicemente messa prima di andare a lavorare. Quello che noti però è un taglio sulla gola strano, perché di solito il marionettista non uccide violentemente, perlomeno non utilizza direttamente uno sgozzare o un deturpare il corpo. Di solito cerca di, per assurdo, tra virgolette, rispettargli il più possibile il cadavere, è sempre abbastanza intonso, è solamente la posa che è un po' più sacrilega, ma a parte questo non noti nient'altro, quindi questo ti fa accendere un campanello. Cioè, certo. Mentre tu, Weimar, stai attenzionando il cadavere della povera Piggy, e stanno arrivando, nel frattempo arrivano delle guardie, arrivano dei pugni fiammanti. Te sei quasi al completamento, te Fanny, sei quasi al completamento dei tuoi 10 minuti. Ok. E quando arrivano le guardie si rivolgono prima a te, Weimar, ti guardano, e davanti a te c'è Meomen, non poteva essere nessun altro se non Meomen, e ovviamente il suo sguardo è abbastanza truce nei tuoi confronti. Facendosi largo nella folla dice: via da qui, non c'è niente da guardare, andate tutti via. La gente si disperde un po', quindi anche tu, Kefka, capisci velocemente che puoi lasciar perdere. Sì. E Meomen, quando la gente un pochettino si disperde, ti guarda e ti dice: mi spiega perché lei si trova vicino al corpo della mia sottoposta? Ho cercato di tenere lontano persone che potevano compromettere la scena del reato, pur consapevole del fatto che non sono io quello che deve fare le indagini, ma aspettavo, e indico lui con la mano, il palmo della mano, chi deve fare le indagini, quindi le lascio assolutamente il campo. Quando gli dici così fa un cenno di assenso, fa per avvicinarsi al corpo di Piggy, e te ovviamente, Panni, finisci finalmente la tua meditazione. Okay. E ti si illuminano gli occhietti belli. E e cosa vedo? Quello che vedi, se ti concentri solo sul corpo di Piggy, ovviamente, sì, perché è Baldur's Gate, è una grande città, se ti guardi intorno è un attimo che inizi a vedere roba magica in ogni buco. Mentre su Piggy non vedi né residui di magia né oggetti magici, quindi niente di niente. Quindi probabilmente è stata presa o alla sprovvista o fisicamente basta, non ha usato magie su Piggy. Okay. Ovviamente Meomen allontana tutti,
Quindi anche voi siete spronati ad andare via e si ferma a guardare il corpo mentre parla distrattamente con l'altra sottoposta. E io, una volta che ho finito il mio rituale di magia, mi accorgo che è arrivato Meomen e sento appunto che invita tutti ad andarsene. A quel punto penso che sia il caso di allontanarmi, e, però mentre me ne vado vorrei vedere vorrei cercare di capire il volto di Meomen quando, cioè, che cosa prova, se si riesce ovviamente, cosa prova guardando la sua sottoposta. Fammi un'intuizione, perché il suo sguardo, cioè proprio la sua faccia, è più una maschera quasi, nel senso non traspare molto. Ho fatto 12. Come dicevo, la faccia di Meomen è abbastanza un mascherone, non fai fatica a capire. O è un attore bravissimo e sta tenendo tutto dentro, o non prova niente. È freddo, calcolatore in quello che sta facendo, guarda il corpo, guarda come è messo, e solamente in ultima battuta allunga le mani per staccarla dall'archibugio che era stato costruito per tenere il corpo. A questo punto però, guardandolo, io ho ancora l'incantesimo attivo, e su Meomen vedo, dato che proprio lo guardo, non dico intensamente, però mi soffermo. Beh, certo, comunque vedo qualcosa su di lui di magico, o comunque... Ha un talismano magico, però è di magia divina, probabilmente è un talismano di protezione, come tanti che se ne possono prendere in un tempio. Però. Sì, non ti sembra di vedere nient'altro. Ok. Dopo aver appurato che o è un bravo lavoratore o uno psicopatico, mi allontano. In effetti l'una non esclude l'altra. Vero anche quello. Ne ricordiamo H.H. Holmes. Mi allontano e vado verso i miei compagni e riferisco a Tamwin, ma anche agli altri ovviamente, che non c'era nessuna traccia. Niente traccia stavolta. Niente. Ho guardato anche Meomen, ma c'aveva solo un medaglione, ma sembrerebbe tipo di protezione, ma nulla che mi faccia pensare qualcosa. Potrebbe voler dire che è abbastanza forte o abbastanza vicino a Piggy da poterla sopraffare senza utilizzare la magia, ma non era abbastanza forte per tuo fratello Weimar. Ha tagliato la gola Piggy? Ha tagliato la gola? Sì. Questo è un cambiamento. Molto, come aver cucito la bocca, è palesemente un messaggio nei nostri confronti. Sì. Sta desiderando. E anche questo episodio finisce qui, un episodio colmo di emozioni ed avvenimenti importanti. Non voglio soffermarmi troppo su quello che è accaduto, ma piuttosto vorrei ringraziarvi per l'ascolto e mi auguro che sia stato per voi divertente e emozionante come lo è stato per noi. Io vi ringrazio di nuovo e ringrazio anche Pocket Bard, ovviamente, e non mi resta che augurarvi un buon proseguo e ci sentiamo prossima settimana. Ciao!